Quello con la barba è Davide Di Stefano, uno dei leader di Casa Pound. E quello accanto sono io, un selfie ironico fra un camerata e un compagno. Ho seguito Casa Pound per 3 giorni per cercare di capire cosa sia oggi questo movimento, nelle parole di 8 dei suoi rappresentanti. Perché si può provare a capirsi anche se politicamente ce le diamo ogni giorno di santa ragione e continueremo a farlo. Per me il senso di quella foto e di questo video è proprio questo. Banchetto, quindi eravamo diverse persone, sono stato avvicinato da un ragazzo che mi ha detto: guarda, io sono ebreo, ci siamo seduti, ci siamo scambiati un caffè. No, perché uno pensa, non è che voi avete pregiudizi, assolutamente no. Alessandro Calvo. Mi chiamo Carlo Manno. Alessandra, sono Angela De Rosa. Io sotto la doccia canto Bella Ciao. Tu cosa canticchi? No, io canticchio... Tu canti che Bella Ciao è brutto però questa cosa. Diciamo giovinezza, dai. Non sotto la doccia però, sia chiaro, non è che siamo una barzelletta. Facciamo conto che abbia 15 anni e mi avvicini a Casa Pound. Cosa mi consigli di leggere? La prima lettura che noi diamo in mano ai più giovani è molto spesso, dato che adesso ci troviamo in terra toscana, è proprio il diario di uno squadrista toscano di Mario Piazzesi, che era un esponente del fascismo toscano. A me le parole squadrismo e fascismo ricordano una dittatura orribile. A voi invece cosa vi appassiona di quel periodo? Lo spirito legionario e scanzonato che si respira nel fascismo di quegli anni, che noi riteniamo, con tutte le dovute ovviamente differenze, essere parte dello spirito di Casa Pound. Si può dire che siete di estrema destra? No, il termine destra non ci è mai piaciuto. No, ma non ci è mai piaciuto, insomma noi... Se ci vogliono definire fascisti ci fa piacere, noi siamo noi, insomma. Ciao Alessandra, facciamo conto che tua figlia torni a casa e ti dica: la figlia di Saverio mi ha detto che il fascismo fa schifo. Tu cosa le rispondi? Io spiegherò a mia figlia che quello che si studia a scuola forse non è tutta la verità, gli farò aprire gli orizzonti che ha e dopodiché lei è libera di farsi la sua idea, però io le darò sicuramente una direzione. Qual è stato il tuo primo contatto con Casa Pound? Io un giorno sono andato a bere in una birreria a Roma e pensando fosse solo una birreria, in realtà ero entrato magicamente nel covo segreto di Casa Pound non sapendo cos'era. Avevo 16 anni. Io mi sono avvicinato nel 2000, quando ancora Casa Pound non esisteva. C'era un gruppo che era Fahrenheit 451 che si vedeva principalmente al Cattisark, che è un pub, e faceva azioni più metapolitiche, concerti, volantinaggi, azioni mediatiche così. Li ho conosciuti quando è tornato mio padre in Italia, dopo l'esilio imposto, perché lui era il fondatore di Terza Posizione. Come la racconti tu oggi Casa Pound a un ragazzo? Casa Pound è un'esperienza politica che sicuramente non ha uguali in Italia, perché è avanguardia politica, è azione, è solidarietà, fa tante cose Casa Pound. Ci riteniamo, comunque sia, ci sentiamo gli eredi, diciamo, politici in questo millennio del fascismo italiano. Secondo Casa Pound, prima l'Italia e gli italiani. Dov'è secondo te il confine con il razzismo? Oggi Casa Pound è l'unico movimento nazionale che non ha paura di essere tacciata di razzismo, perché il razzismo oggi le istituzioni e la maggior parte della politica italiana lo fa al contrario. Ma tu ti affacci dalla finestra e vedi arrivare un barcone. Cosa facciamo? Beh, il barcone intanto non dovrebbe arrivare. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo sempre parlato di cercare di prendere una zona a controllo italiano sulle coste dell'Africa o sulle coste della Libia, per far sì che lì si faccia un discernimento fra chi è veramente profugo e chi non lo è. Un programma, non lo voglio chiamare un piano Marshall, però un piano di aiuti concreto per l'Africa, che deve essere però eterodiretto dalle nazioni europee. Io ho visto Casa Pound in piazza con i bastoni. Ho visto bene o ho visto male? Non ci siamo mai tirati indietro, quindi ecco da dove nasce la cattiva descrizione di Casa Pound. Altri partiti si lasciano menare, perché così poi vanno in televisione a piangere, a dire: ah, guardate, i centri sociali ci hanno massacrato. A chi vuole zittirci con la violenza gli abbiamo sempre menato, chiaro. Siamo passati per i cattivoni di turno. Quali movimenti guardate in Europa? Ci sono diversi movimenti di nostri fratelli in tutta Europa, di camerati che ci vengono a trovare da tutta Europa. Alba Dorata è sicuramente un movimento che gode di una pessima pubblicità, ma che... sta facendo grandi cose in un paese strozzato dalle oligarchie. Lo stesso Front National è sicuramente un movimento di cui ci auguriamo i migliori risultati.